merda. Non è finita finché non è finita. Ogni volta che il San Marino gioca e perde 7-8-0 anche meritatamente, c'è una moltitudine di persone che lascia gli stessi commenti. Ma questi sono tutti italiani? Non sapevo neanche esistesse San Marino, che posso concederle anche un po' di ignoranza, ma il peggiore è cosa giocano a fare. Tanto perdono, non meritano di giocare partite con le vere nazionali. Ma che cazzo vuol dire? Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Jacopo, sono un videomaker italo-sammarinese, doppia cittadinanza. Sono un grandissimo amante dello sport, ho giocato 12 anni a basket e nel mio cuore sarò sempre un cestista. Amo praticare sport tuttora, ma ancora prima sono un grande tifoso. Ho esultato, ho pianto, ho sofferto, ho gioito, soprattutto quando ci sono le mie due nazionali. Non importa in quale sport, io ci metto il cuore. E quindi permettetevi di dirvi perché San Marino merita di giocare a calcio. Ma prima vi presento l'ospite di questo video. Ciao ragazzi, io sono Dalo, youtuber italiano, creator calcistico che gira il mondo, l'Europa, l'Italia e persino le piccole nazioni come San Marino per raccontare lo spirito del football negli stadi. Oggi andrò allo stadio con Jacopo per vedere il match tra San Marino e Inghilterra valido per le qualificazioni ai mondiali 2022. Andiamo! San Marino di solito gioca con la divisa azzurra in casa, ma oggi è il 90° anniversario della fondazione della federazione e quindi la maglia ricorda la nostra prima bandiera, la nostra prima storica bandiera, che è arancio e fulvo, un rosso scuro. Occhio al cross in mezzo! No! L'Inghilterra ha scappato il primo pericolo, perché ricordiamo il gol storico nel 1993 San Marino-Inghilterra in 7 secondi 1-0 per il San Marino. È stato per molti anni il gol più veloce in una gara internazionale. Europei vinti da San Marino, 0. Europei vinti dall'Inghilterra, 0. Giustamente. Per dire, Sì, sì. Tre quarti e... Comunque, bisogna sapere che sono stati dei talenti nel San Marino. Massimo Bonini ha giocato nella Juve per tanti anni con Platini e ha pure vinto la Champions. Questo non quindi tutti lo sanno. Ragazzi, la Champions League. Bellissimo. Quando hai scoperto dell'esistenza di San Marino, come è stato la sera? Dai, questo a scuola perlomeno. Quindi me lo sapevo? Sì, sì, era a conoscenza ovviamente. Ok, perlomeno quello. Non è scontato. No, lo so, però non è scontato. Pensi in tutta sincerità che abbiano senso partite del genere e che San Marino possa giocare partite ufficiali? Ah, sì, perché non dovrebbe. Cioè, è il bello dello sport questo, no? È bello anche veder confrontarsi due realtà completamente diverse, uno del calcio milionario e uno del calcio vero, puro forse, no? Quello che non è spinto da interessi economici. Una cosa che ti ha sorpreso venendo allo stadio San Marino a vedere San Marino giocare? Ah, la cosa che mi ha sorpreso di più è quando si sono alzati tutti per l'inno, anche l'inno dell'Inghilterra. E qui tifosi molto rispettosi, nonostante i risultati ovviamente. A nome del San Marino ringrazio. Grazie mille. A nome dell'Italia accetto. Lo sapete perché San Marino merita di giocare a calcio? Beh, prima di tutto perché siamo uno stato a tutti gli effetti. Siamo una nazione, come Francia, Germania, Spagna. Però più simpatici mangiamo anche la piada. Siamo una nazione vera e propria, abbiamo una federazione che fa degli investimenti per far crescere i giovani e farli appassionare a questo sport. Inoltre, quelli che vedete in campo sono uomini che danno il 100% per giocare con questa maglia. Pochissimi di loro sono dei professionisti che giocano in Serie B, Serie C italiane, tra cui il mio grande amico Nicola che saluto. Ma tutti gli altri sono lavoratori, gente che si sveglia la mattina, esce di casa, va a lavorare, si guadagna da vivere e poi invece di tornare a casa e andare sul divano si va ad allenare. È gente che merita rispetto. E poi, di cosa stiamo parlando? Parliamo di sport, per antonomasia la rappresentazione di inclusività. Ragazzi, parliamo di sport, che senso ha dire che un qualcuno non può giocare perché è troppo scarso? Non sta né in cielo né in terra. Confesso che in parte sia anche colpa nostra, dai giocatori, ai tifosi, persino alla federazione. A volte non ci crediamo quanto dovremmo. Come tifo dovremmo imparare tanto dagli inglesi.
che poi sono anche di più rispetto ai sammarinesi a vedere questa partita. Penso proprio di sì. Questo è un vero peccato, però è veramente un peccato. Ed è sbagliato, perché dobbiamo essere più orgogliosi e crederci di più. E vi assicuro che possiamo fare grandi cose, come le prime 3 medaglie olimpiche vinte nella nostra storia. Medaglie vinte dai nostri atleti, con i quali voglio congratularmi. È vero, in parte colpa nostra, però meritiamo più rispetto. Ci tengo a precisare che tutto questo discorso vale per ogni sport praticato a San Marino. Ne ho approfittato della presenza di Riccardo per fare una collaborazione con lui e andare a vedere la partita di calcio. Però vale per tutti gli sport. E più avanti vi parlerò anche del basket, ma mi serve un po' più di tempo. Riccardo, grazie. Grazie a te. È stato un piacere. Spero che tu ci sia divertito a vivere questa esperienza. Sì, sì, è stata davvero un'esperienza bellissima, perché alla fine abbiamo scoperto che anche nel piccolo c'è qualcosa di grande. E San Marino mi ha veramente stupito, sono sincero. Mi fa molto piacere. Se non siete d'accordo con quello che ho detto in questo video, potete scrivermi un commento qui sotto, io rispondo a tutto. Apriamo un bel dibattito. Però spero che sia passato il messaggio giusto. Spero di averlo fatto vivere a Riccardo, che ringrazio ulteriormente. Vi ricordo che sul suo canale è uscito un video sempre sulla partita San Marino-Inghilterra, da un punto di vista più tecnico, più calcistico, che potete andarvi a godere. Link qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio, ci rivediamo in un prossimo video. Riccardo, buon viaggio. È stato un piacere, grazie mille. Io riparto e ci vediamo alla prossima. Un saluto, ragazzi. Ciao, ragazzi.